Insurdi. No, qua si vede meglio, là c'era un attimo di cosa, non riuscivo a vedere. Quello è il pavone, vedi? Guardate la qualità di queste pitture. E questo è quello che ci spinge a dire, nonostante rimangono i dubbi, rimane l'accapigliarsi dei grandi studiosi, prima vi ho citato dei nomi, la qualità di queste pitture e soprattutto i punti prospettici. Chi ha un minimo di diletto con il disegno si accorge immediatamente che queste architetture, vedete il colonnato dietro, di destra e di sinistra, converge tutto in uno stesso punto, per capite qua. Prospettiva centrale. Questo per dire che cosa? Per dire che c'erano comunque dietro delle maestranze, non ero pitturiel e ca a dicere brass gamma sta parete. E sicuramente erano delle persone degne, atte, soprattutto, scusate, non solo come capacità artistica, ma anche come qualità. Che ne potete dire, non voglio scelto, ma quando gli danno, quando la magliana di Giuliana, la sanno fare, state tranquilli. E poi, e qua ci sta tutta la storia della pittura romana. E poi, sempre cogliete tutti i particolari, lo dovete scandalizzare con il vostro occhio a partire da questo lato qua, no? La scuola l'ha fatto un filmino meraviglioso. Io vi porto allo sguardo solamente dei dettagli, molto superficiali. Guardate se ci funziona il candelo. Sopra i davanzali delle chiese, per non giri a fare mettere un palumi e lago. Questa si chiama il Salone dei Favori. Guardate invece questo artista che da essere così tanto, quello là che, sai, andare oltre. Tiende che hai fatto? Marco, mi dai girato un quadratino, no? I famosi registi che poi troveremo nella chiesa di San Francesco mille anni dopo. Il primo registro, il secondo registro, tutto scritto in quadrato, incorniciato, ogni cornice per la sua epoca. Questo esce fuori. Chi si fece? Mi da con un paone. Cosa dice? A me non può. L'altro paone è stato l'altro paone. È innovatore. C'è stata una pittrice sorrentina, ve la ricordate, che dipingeva sulla cornice. Eh? Non posso fare qua. E guardate com'è bello questo paone. Una maschera che è? Guardate quest'altro oggetto a terra. Che potrebbe essere? Cosa stai facendo? Scusa un attimo. E intanto che l'hai visto?